senatore Verducci conosce molto bene il comparto della ricerca pubblica, interviene spesso in Senato con emendamenti, insomma, si è battuto anche per togliere l'odiosissima discriminazione tra enti vigilati MIUR e enti non MIUR. E sicuramente potrà aiutarci anche nella ripartizione del decreto, perché insomma siamo ancora nella fase che questi soldi sono stati distribuiti agli enti. Insomma, che cosa può fare lei in Senato ancora per noi? Eccolo, guardavo Prima di dall'altro lato. tutto voglio ringraziarti per le tue parole, voglio ringraziare USB non solo per questa assemblea di stamattina, USB Ricerca e Pubblico Impiego, ma per il lavoro che fa con te, Emma, tu l'hai detto nelle tue parole, il rapporto è continuativo sui temi, sulle referenze, quando c'è da intervenire, e è continuativo perché tiene conto di È una battaglia che in questi anni abbiamo sempre condotto insieme. Io tra mille limiti, però ho sempre testardamente cercato di dare voce alle istanze del lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori, dei tecnologi, degli amministrativi, insomma di tutto il mondo degli enti di ricerca, spesso in condizioni difficili, però ecco, rivendico questo mio impegno perché per me è una, io lo considero una parte assolutamente decisiva del mio convincimento politico, della mia attività politica, e quindi non tutte le cose vanno in gol, tutti gli obiettivi vengono centrati, però ci tengo a questo e grazie per il vostro riconoscimento. Da parte mia c'è sempre la massima determinazione, la massima consapevolezza di quanto la battaglia per mettere la ricerca pubblica al centro dell'agenda della politica sia decisiva per il nostro paese, per farlo crescere, per immaginare il suo posto nel mondo, per avere un paese con una democrazia forte. La ricerca serve a rafforzare i beni comuni, a contrastare le diseguaglianze, quindi alla crescita sociale del paese, non solo è uno strumento decisivo per lo sviluppo economico del paese nel contesto che viviamo di competizione così alta proprio sull'innovazione. Invece l'Italia, che ha tutte le carte in regola, è troppo indietro innanzitutto per un tema, e veniva detto da Claudio nella sua introduzione, il tema principale che è il divario che voi avete messo nel titolo di questa assemblea, è il sottofinanziamento. Il divario principale tra l'Italia e la gran parte degli altri paesi europei e i paesi che stanno più avanti nel mondo è il divario sul finanziamento generale. Questa è la battaglia decisiva che noi dobbiamo fare. La battaglia per aumentare il finanziamento. Noi viviamo attualmente in una grande bolla, quella legata ai finanziamenti del PNRR, dobbiamo sapere che da qui a pochissimi mesi la bolla legata ai finanziamenti del PNRR per quello che riguarda la ricerca e gli enti di ricerca, quelli vigilati, quelli non vigilati. Abbiamo fatto insieme la battaglia per le risorse di stabilizzazione per il personale degli enti non vigilati, che ti ringrazio Emma per averla citata, esploderà questa bolla, e quindi la prima battaglia che noi dobbiamo fare insieme è per fare in modo che nella prossima legge di bilancio, che dobbiamo darci obiettivi concreti, oggi è il 28 di maggio, tra pochissime settimane noi saremo già dentro la legge di bilancio. Sappiamo che questa maggioranza, questa destra che al governo sta già impostando una legge di bilancio lacrime e sangue, perché leggiamo ogni giorno le dichiarazioni di Giorgetti, tagli quotidiani su tutti i settori degli investimenti pubblici. 2 giorni fa, quello che sarà drammatico agli enti locali, e quindi dobbiamo essere vigili, essere pronti a una grande mobilitazione, perché ci sarà, perché
un attacco in un momento, il prossimo autunno, difficilissimo contro la ricerca. È difficilissimo il prossimo turno perché nel momento in cui appunto noi avremo, ci avvieremo alla fine delle risorse, che come sapete non sono strutturali, del PNRR, ci sarà, io temo, un taglio alle risorse sulla ricerca, quando invece noi dovremmo rendere strutturali quei finanziamenti. L'obiettivo alla portata che noi dobbiamo cogliere è un finanziamento di almeno 150 milioni, almeno 120 milioni per ricercatori e tecnologi negli enti di ricerca, almeno 30 milioni per i tecnici e gli amministrativi, perché noi sappiamo che per quello che riguarda la vertenza per i lavoratori del settore della ricerca, la vertenza per ricercatori, per tecnologi, per tecnici e amministrativi è una vertenza che va insieme, che sta insieme, è una battaglia questa congiunta. E quindi se tu mi chiedi qual è il prossimo obiettivo che dobbiamo darci, io dico è l'obiettivo per fare in modo che la prossima legge di bilancio non colpisca il settore della ricerca, sostenga il settore della ricerca, dobbiamo dire da subito che servono almeno 150 milioni. Sono 2 anni dall'ultima legge di bilancio del governo Draghi che non vengono stanziate risorse per la ricerca. Nei 2 anni del governo Meloni non è stato stanziato nulla. Va avanti questo settore con i fondi dei governi delle scorse legislature e non è questo un caso, lo dico in questa assemblea, ma voi, segnata a me, lo sapete meglio di me. Noi abbiamo avuto nei governi della destra tra il 2001 e il 2006 e tra il 2008 e il 2013 due drammatiche fasi di blocco delle assunzioni che hanno provocato una voragine di precariato. E io sono orgoglioso, posso dire con voi, perché questo abbiamo lavorato insieme, di aver combattuto nel 2017 per il più grande piano di stabilizzazione negli enti di ricerca, che poi 2 anni fa è stato prorogato e che quindi sta in qualche modo andando ancora avanti. A fianco di quella c'è stata negli anni scorsi anche, ci sono stati fondi per la valorizzazione del personale, ma da 2 anni a questa parte è tutto fermo. E quindi il primo tema che noi abbiamo è tornare invece ad avere investimenti per il reclutamento e per le stabilizzazioni. Noi abbiamo fatto insieme la battaglia decisiva, lo dicevi tu, lo diceva Claudio nella sua introduzione, veniva detto da Giovanna nella sua relazione, una battaglia contro il precariato. Come tu, Emma, sai, io ho cercato di portare in Parlamento il tema del contrasto al precariato nella ricerca, che è un tema particolarmente odioso e particolarmente italiano. Abbiamo fatto in Parlamento l'indagine conoscitiva sul precariato della ricerca, cosa che non si faceva da decenni, e io sono stato il relatore, tutti i soggetti della ricerca hanno parlato, hanno contribuito a quell'indagine conoscitiva. Quell'indagine conoscitiva individuava nell'assegno di ricerca l'elemento maggiormente precarizzante del nostro sistema, io rivendico la battaglia fatta nel DDL 2285 e contenuta nella legge 79 del 2022 per mettere da parte l'assegno di ricerca e per introdurre un contratto di ricerca che è finalmente di una posizione di livello europeo, subordinata con tutte le tutele e che ha un suo valore politico perché riconosce il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori.
Ora noi sappiamo che questo governo ha congelato tutto e sappiamo che questo governo è questione di pochi giorni, perché c'è al Ministero un tavolo di lavoro su questo, ma noi sappiamo che questo governo vorrà tornare indietro con borse, assegni, contrattini che sotto falso nome reintrodurranno con tipologie contrattuali ultra flessibili, ultra precarizzanti, che torneranno a nuovamente a precarizzare un settore che tra mille difficoltà noi abbiamo cercato attraverso finanziamenti, tra mille difficoltà che non bastano ancora, ma attraverso finanziamenti, attraverso norme, quelle sulle stabilizzazioni, quelle per il riconoscimento giuridico del lavoro, per il contratto subordinato, data la contrattazione collettiva, insomma. Abbiamo cercato di rafforzare. Poi manca tantissimo da fare. Il problema è che siamo su un punto su cui stiamo per tornare indietro. Non che le cose che noi abbiamo conquistato siano perfette, però io rivendico delle conquiste. Stiamo invece, e io ho questo timore fondatissimo, per tornare indietro. Perché non solo non ci sono finanziamenti a 2 anni, non solo stanno per colpire costai nella prossima legge di bilancio, ma perché stanno per farci tornare indietro anche dal punto di vista delle norme che abbiamo conquistato a fronte di battaglie che abbiamo fatto insieme. Il tema del rientro dei cervelli non è un tema legato alla leva fiscale per il rientro dei cervelli, perché è assolutamente mal posto dal punto di vista politico affrontare il tema del fatto che noi abbiamo grandi performance di ricercatori, è stato detto, non ci torno su perché devo essere rapido, ovunque, ma abbiamo troppo pochi ricercatori, troppo precari. E questo è il tema, troppo poco pagati. I nostri ricercatori che fanno grandi performance all'estero non rientreranno mai e il nostro sistema non sarà mai attrattivo finché il salario dei nostri ricercatori è la metà rispetto a quello dei ricercatori degli altri paesi europei. Le tipologie contrattuali sono precarizzanti, non ci sono investimenti in ricerca di base, che è la ricerca autonoma che permette di sperimentare, non legata ai dettami asfissianti dei meccanismi economici ed industriali, avere il tempo di fare ricerca di base, il tempo di sbagliare, avere dei contratti che durino il tempo giusto e che non siano precari e che siano pagati. Questi sono i temi che noi abbiamo di fronte. Andare avanti e non tornare ad un tempo che abbiamo ancora, che non ci stiamo ancora, ma non tornare indietro ad un'Italia in cui la ricerca esiste a costo zero. Cito e davvero concludo un tema che a mio avviso è centrale. Oltre al fatto che adesso vanno rese strutturali, va contrastato il rischio appunto del fatto che i finanziamenti PNRR lasciano sul campo tantissimi ricercatori che saranno costretti, se non ci sono altri finanziamenti, a lasciare il settore della ricerca. Ecco, un altro tema è quello della distorsione legata ai finanziamenti del PNRR, se non c'è un equilibrio. Una distorsione perché quei finanziamenti, perché alcuni criteri concentrano i finanziamenti solo in alcuni settori. Noi invece abbiamo bisogno di un equilibrio. E l'altro tema che voglio citare, ma è un tema decisivo per la vita di tutti i nostri ricercatori e le nostre ricercatrici, è quello dei contributi previdenziali. Quasi tutti i nostri ricercatori hanno cominciato a lavorare dopo la riforma Dini. E allora noi abbiamo bisogno di fare nei prossimi mesi, la prossima legge di bilancio, una vertenza per il sostegno al trattamento pensionistico per i ricercatori che hanno cominciato a prestare i contributi dopo la riforma Dini. Ogni contratto deve dare luogo a un versamento dei contributi previdenziali. Che
Perché tra non molto tutti noi, io sono un ricercatore anche se all'università, ci troveremo con, avendo vissuto, avendo sulle spalle un precariato gigantesco che mediamente, perché è riuscito ad andare avanti, perché sappiamo da quell'indagine conoscitiva che oltre l'80 e il 90% ha dovuto spesso lasciare, ma che è fatto di un precariato ultra decennale. Questo tema è un tema assolutamente decisivo per il riconoscimento del lavoro e il riconoscimento del welfare. Questa vertente è decisiva in Italia e naturalmente servirà in Europa dar forza alle forze e agli schieramenti che su questo prendono impegno e sono pronti a dare battaglia. Permettetemi in conclusione una risposta al senatore Marino. Spero che sia solo ancora in sala per una polemica che ha voluto fare perché è assolutamente fuori luogo. Il Partito Democratico con la segretaria Elly Schlein sta dalla sua elezione, in particolare dal discorso, negli ultimi mesi, si è sempre detta con grande nettezza per il rinvio di almeno 5 anni dell'innalzamento delle spese per gli armamenti, è un innalzamento che riguarda tutti i paesi europei. Il presidente socialista tedesco l'estate scorsa ha squarciato questo velo dicendo: noi vogliamo rinviare questo innalzamento al 2% del PIL che è già previsto. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha detto in maniera nettissima, e io sono molto convinto di questo, è la posizione del Partito Democratico che noi chiediamo appunto che tutto questo venga rinviato perché oggi le priorità sono assolutamente altre e certamente, certamente per noi che siamo qui, per il nostro partito, per la segretaria Elly Schlein e per quello che mi riguarda è la mia battaglia di una vita per fare in modo che il tema del riconoscimento del lavoro delle ricercatrici e dei lavoratori, il tema del sostegno alla ricerca pubblica, il tema del diritto sociale allo studio, sia tema decisivo per costruire un paese più giusto e più forte. Grazie a voi per quello che fate. Grazie, grazie.